Buona domenica. Na 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 na. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora ragazzi, argomento delicato e conferma Conte. Argomento delicato e conferma Conte. Da cosa cominciamo? Iniziamo dalla conferma Conte, perché so che tanti ci tengono, quindi come me. Io vi dico che mi è arrivata un'altra conferma. Ieri mi è arrivato un messaggio. Addirittura nel messaggio c'era scritto 100%. Tutte robe fuori dal calcio, eh? Sapete che io da tassista c'ho solo conferme fuori dal calcio. No, c'ho qualcosa, ma le cose che arrivano dal calcio le sapete, perché le cose che arrivano dal calcio le sentite da Sky, le sentite da Di Marzio, le sentite dai vari chicchi, eccetera. Quindi la roba che arriva dal calcio, quella, se volete ve la dico, ma è la stessa che sentite già in giro. Quello che vi dico io, voci attendibili ovviamente, non è che arriva uno e mi dice una roba, faccio ovviamente le mie verifiche, o meglio, solo di gente che già conosco e mi fido, o comunque faccio le mie verifiche e poi vi dico. Vi avevo già detto, prima conferma dalla famiglia, seconda conferma Mobiliare, oggi una terza conferma che non c'entra con queste due, quindi è importante perché arriva un'altra conferma ancora. E quindi io ci spero, poi ribadisco, ve lo dico già prima, io non faccio calciomercato, io faccio il tassista che ogni tanto si diverte a fare il pirla su YouTube, quindi io vi dico quello che mi dicono dalle voci attentive. Ad oggi pare che ci siano conferme per quello che riguarda Antonio Conte al Milan. Me lo continuano a confermare e io ve lo confermo, giusto? Dal Milan, dai vari chicchi, ci sono smentite assolute e quindi sai, io rispetto, perché sia Chicco dei Permalosi sia Chicco dei Cavalli dicono no, 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 e quindi sai, non posso dire di essere sicuro quando gli dicono no, però a me non risulta, a me risulta diversamente. Speriamo di aver ragione, ma non per me, che non me ne frega niente di aver ragione, ma per il Milan, perché secondo me ci serve uno come Conte. Anche perché dall'altra parte sento che l'alternativa è far rimanere Pioli, quindi cioè, capisci bene che spero di aver ragione una volta nella vita, no? O no? O voi cosa sperate? Fatemi sapere, perché secondo me già lo so cosa sperate. Però vediamo, vediamo. Comunque, altra conferma. Detto questo, argomento delicato, discorso finanza, discorso stadio, discorso Marotta League, che poi bisogna stare attenti a come si parla, no? Perché su questo canale, lo dico e lo ribadisco, si fa intrattenimento calcistico, quindi non c'è un'imputazione d'accusa o cose che si fa sfottò. E intrattenimento calcistico, quindi quando si parla di Marotta League, quando si parla di sistema, quando si parla di qualunque cosa, rimane nell'intrattenimento calcistico. Non è che io ho le prove e devo fare il banco d'accusa e l'avvocato e quello e quell'altro, cioè qua si parla del mio pensiero a livello di intrattenimento calcistico, quindi chiariamolo, perché poi non vorrei dover sguinzagliare mia sorella, però lasciamo perdere. A me sembra che, ma non sembra solo a me, che ci sia una guardia di finanza che è andata a casa Milan senza nessun motivo. E però adesso le cose
per me, per il mio pensiero, le cose sono due. E qui mi aspetto che Cardinale intervenga. Non voglio star qua a dire no, sono stati loro, perché loro hanno il presidente ai arresti domiciliari e noi invece... Non voglio stare a fare ste robe. Quello che voglio dire io è, le cose adesso sono due, perché adesso tu hai messo in moto sta macchina, a parte che è fuori dal mondo, che la finanza va a fare un controllo e non è neanche arrivata la finanza e già ci sono sul giornale pubblicate le foto del documento preso da casa Milan dove c'è la scritta di PIF eccetera. Cioè ragazzi, ma un'inchiesta vera sta roba non può succedere, capisci che è tutta una boiata, perché una roba vera così non può succedere, cioè ti arrestano, non possono uscire le prove, le cose, se la finanza sta facendo un controllo, ma anche stai scherzando, non può uscire niente. Quindi se pubblica su un giornale ufficiale già i capi d'accusa, le immagini del documento e quant'altro, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra, cioè capisci che mi sembra molto montato ad arte, molto montato ad arte, perché per il discorso stadio, che non ci vogliono far fare lo stadio, ma secondo me, sapete come la penso sullo stadio, tutta sta pantomima che sta facendo il sindaco è per far rimanere l'Inter a San Siro con i soldi nostri, tra l'altro, perché adesso sta facendo fare i lavori con i soldi nostri, perlomeno miei che abito qua a Milano, quindi con i soldi miei sta facendo fare lo stadio a quelli là, una roba che mi manda fuori di testa, ma pur di fare lo stadio nostro, guarda, sto facendo finta di niente. Quindi per il discorso stadio non credo, perché alla fine conviene a tutti, come ho sempre detto, che il Milan si faccia il suo stadio nuovo a San Donato perché ha i soldi per poterlo fare. L'Inter, che non ha i soldi per poterlo fare, si rimane a San Siro e sarà contentissima di rimanere a San Siro da ospite diventata proprietaria, e saremo tutti felici e contenti. Quindi non penso sia per il discorso stadio, che sia perché non vogliono far entrare gli arabi e quindi non lo so. Quello che dico io è che adesso le cose però sono due. Le cose sono due. O salta fuori qualcosa e chi deve pagare paga. Per me potete arrestarli tutti, per quanto mi riguarda. Quindi o salta fuori qualcosa e chi deve pagare paga, oppure qualcuno le deve rispondere. E come? Qualcuno le deve rispondere di tutta sta roba qua. Non può andare a tarallucce vino. Ah no, abbiamo fatto solo un controllino, da niente. No. Qua ha infangato il marchio. Qua ha infangato il marchio. Hai pubblicato in prima pagina cose che magari non sono quelle. Quindi qua Cardinale, qua non è un discorso di campo, che so che non te ne frega niente, perché so che non te ne frega niente se vinciamo o perdiamo, ma qua ne va del valore della società e quindi qua va, ne va dei tuoi soldi. Qua mi aspetto che intervieni, qua mi aspetto che intervieni pesante. Sì, e se no cosa sei lì a fare? Nel campo non te ne frega niente. Se non te ne frega niente neanche che ti vogliono far allontanare i finanziatori, allora cosa sei, un burattino? Quindi mi aspetto che Cardinale intervenga e che qualcuno paghi. E che qualcuno, se abbiamo sbagliato, paghiamo noi. Se no qualcun altro deve pagare però. Fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, mettete un like. Ci sentiamo post partita, come sempre.